Volevo condividere con voi una mia esperienza personale che però ha, se permettete, un valore un po' più generale. Io sono stato malato da domenica a giovedì sera, 39 di febbre, me la sono curata con la tachipirina, con l'assistenza, diciamo, di un medico che mi ha detto quello che dovevo fare, che comunque è semplicemente prendere la tachipirina quando la febbre è alta, una volta che mi sono beccato il coronavirus. Venerdì della settimana scorsa il coronavirus, almeno nei suoi effetti, tosse e febbre, è scomparso. Quindi sono stato venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì senza febbre, senza nessun sintomo, quello che si può definire un asintomatico. Sono stato molto male per 5 giorni, molto bene, relativamente molto bene, fino a giovedì scorso. Giovedì scorso l'ASL mi ha chiamato e mi ha fatto un tampone di controllo, come succede a tutti quelli che sono malati in isolamento. Erano 5-6 giorni che non avevo più sintomi, quindi sono venuti a farmi un tampone di controllo. Il risultato del tampone di controllo, oggi è sabato, è stato positivo, cioè io ancora ho la malattia, sono ancora contagioso. Allora io chiedo e mi chiedo e vi chiedo, per elaborare questa cultura del dubbio che tutti quanti noi abbiamo, mentre siamo agli arresti domiciliari, cosa che io rispetto e rispetto anche se non fossi malato, perché le leggi si rispettano, ma mentre siamo agli arresti domiciliari possiamo chiederci la seguente cosa: quante persone senza un tampone hanno avuto un po' di febbre e un po' di tosse e magari dopo una settimana senza sintomi, come sono io oggi, sono andati a fare la spesa o sono andati in ufficio o hanno fatto quelle cose essenziali che si possono fare? Mi spiego meglio: sono una settimana che io non ho sintomi e sono a casa perché il tampone dice che sono ancora malato, ma io sono un fortunato, si fa per dire, che ha avuto il tampone. Come si fa a evitare la pandemia se non facciamo i tamponi a tutti o al numero maggiore possibile di persone? Io la trovo banale nella sua chiara evidenza quello che sto dicendo. Una settimana senza febbre eppure sono contagioso, ma io sono uno dei pochi che ha avuto il tampone, e tutti gli asintomatici e tutti quelli che hanno avuto la febbriciattola e tutti quelli, l'80% che come me sono stati a casa e si sono beccati questa roba qui senza magari saperlo, sono in giro ancora con il coronavirus. Quindi temo che se non ci si occupi di maggiore tampone e rendere il più possibile diffuso il tampone, in realtà si diffonderà sempre questa malattia, che sarà per l'80-85% degli italiani praticamente un'influenza, ma per alcuni è davvero grave, come dimostrano i casi degli ospedali lombardi e non solo, emiliani e marchigiani, dove sono allo stremo delle forze. È semplicemente una considerazione personale: da una settimana senza febbre, ma ancora contagioso. Ciao.